Questo è il grande messaggio. Già
anticipato ieri, ma che oggi è più intensa, perché ci troviamo qui in questa chiesa, dove riposano in profondo rispetto e venerazione in questo altare, da quasi 4 secoli, le reliquie dei santi Giovanni Teristi e con lui venerati in modo speciale dalla Chiesa ortodossa, con saggia intuizione anche i due maestri che lo hanno formato alla santità, i padri spirituali Ambrogio e Nicola, un trio meraviglioso, Ambrogio, Nicola, Giovanni, tre figure che oggi contempliamo perché ci indicano con il loro eroico stile di vita come impostare un ecumenismo che sgorghi dalla santità ed insieme un ecumenismo che produca santità. La vita monastica ortodossa dell'area bizantina dello Stilaro, tra i fiumi Assi e Stilaro, un'oasi sacra, vero tesoro, di cui a ragione andate fieri tutti voi. Inoltre vi ringraziamo anche per la calorosa accoglienza e ospitalità che riservate ai pellegrini ortodossi giunti qua per venerare i nostri comuni santi. Con amore paterno auspichiamo a tutti voi progresso spirituale e materiale e invochiamo la benedizione di San Giovanni Teristis affinché questa la laboriosità e l'ospitalità e svolgere un importante ruolo al rinsaldamento degli antichi legami che collegano voi e noi. Τα λεπορείτε τόση ώρα.
Panagiotto, te la potini però.